Non sarà una decisione lampo, ma di certo il Citigroup è già al lavoro per la sostituzione del tecnico Silvio Baldini. La dirigenza del Palermo si è subito data da fare nel giorno dell'addio dell'allenatore e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Fra i nomi caldi, quello in pole position è quello di Eugenio Corini. Per il grande ex capitano rosanero si tratterebbe di un nuovo ritorno, il secondo da tecnico dopo la brevissima esperienza nella stagione 2016. 2017. I nomi che circolano sono diversi e di certo ce n'è uno che sta facendo sognare la tifoseria. Si tratta di Claudio Ranieri, già contattato dal club e tecnico attualmente fra i papabili sostituti di Baldini. Nella lista si troverebbero anche D'Aversa o Semplici, con altre ipotesi, quelle di De Zerbi e De Rossi, che sembrano però più improbabili. Fra 2 giorni intanto c'è l'esordio stagionale in casa contro la Reggiana. In panchina per la Coppa Italia è ormai molto probabile che andrà il tecnico Stefano Di Benedetto, allenatore della Primavera, a cui è stata al momento consegnata la panchina della prima squadra. La direzione sportiva invece è stata momentaneamente affidata a Leandro Rinaudo. La piazza intanto nella seconda giornata di vendita degli abbonamenti ha staccato altre 700 tessere, portando il totale oltre la quota 8.000. Numerosi sono stati i post sui social network dedicati al tecnico Baldini, che ieri ha spiegato le motivazioni dell'addio in una conferenza stampa organizzata con l'ex DS Renzo Castagnini. Visto che ho una certa età, preferisco andarmene cercando di aver portato il Palermo in Serie B e di non mettere il Palermo in difficoltà. Quindi questo è il principio. Perché lui giustamente dice: io non mi sento parte del progetto perché mi hai voluto te e te hai vinto, quindi tu in questo momento hai la forza di poterlo dire, ma loro non sono convinti. E sicuramente è così. Sicuramente è così. Sicuramente è così. E questo a me dispiace. Però ciò non vuol dire che ci hanno dato la possibilità di provare a lavorare in un certo modo, perché nessuno ce l'ha impedito. Noi abbiamo provato a lavorare in un certo modo, però lui non mi trasmetteva più a me la fiducia di sentirmi un allenatore in grado di fare di nuovo l'impresa di portare il Palermo in Serie A. Mi faceva sentire un allenatore che doveva combattere con tanti problemi. E come ho detto nel gruppo, gli altri problemi erano che lui non sentiva questa fiducia. Quindi non era più lui che a me mi trasmetteva serenità, ma mi portava le sue amarezze. E io non ero più in grado di trasmettere a lui quell'entusiasmo che io avevo quando a volte le cose non andavano per il verso giusto.